Buonasera. Allora, chi non muore si rivede. Io sto cucinando, sono qua dai miei. Mangio, mi porto la schiscetta a casa, anche che così mangia anche Marco. Stasera ritorno su, insomma, anche perché sono rimasta qua no, per evitare il traffico. Mi sono messa a lavorare un po' il PC, insomma, ho montato un po' di video, vi ho caricato dei video, eccetera, quindi tanto valeva restare qua, insomma, almeno sono anche un po' in compagnia perché Marco torna su stasera alle 9, quindi questo. Sto aspettando la pasta. Pasta pomodorini via, insomma, easy, dato che questo weekend abbiamo mangiato tantissimo. Se riesco vi metto un po' di carrellate di video cibario che abbiamo preparato questo weekend. E abbiamo anche fatto l'albero, ecco. Tra l'altro, infatti, vi metterò anche lo sketch, insomma, del timelapse dell'albero che abbiamo fatto. Tra l'altro, secondo me l'abbiamo fatto molto, cioè dopo magari ve lo faccio vedere, c'è stato un criterio, è stato studiato, insomma, sto giro quest'anno l'albero di Natale. E poi Marco ha voluto delle palline nuove, nonostante avessimo 850 palline, già vabbè, lasciamo stare, però vabbè, insomma, questo. Buonasera, allora, oggi è giovedì 11, niente, insomma, è pomeriggio ormai, io ho mangiato dai miei, sono uscita da lavoro e sono appunto rimasta qua, però adesso me ne torno a casa, cioè ho sistemato anche un po' la cucina, che c'era veramente, veramente un disastro, mi fanno male gli occhi, vi giuro, cioè, sono troppo, troppo, troppo stanca, cioè nonostante questo mese non faccia chissà quante ore, ma sono stanchissima perché fondamentalmente per ora sto facendo due lavori contemporaneamente, ma da dicembre ne inizierò tre, in tre posti diversi. Però vabbè dai, cioè cosa devo fare? Devo resistere, insomma. Ieri, che era mercoledì, ho finito praticamente alle 21.30, sono tornata a casa alle 22, mi sono pure persa in macchina, cioè mi volevo sparare proprio, cioè, ma infatti non mi reggevo neanche in piedi. Io di solito la mattina alle 5.30, 5.40, di solito sono già in piedi, no? Perché a me piace fare la colazione con calma, senza avere l'angoscia. Mamma mia, come mi è suonata la sveglia, l'ho spento, ho detto no, non ce la posso fare, però sapevo, in previsione di questo, sapevo che sarebbe già successo, quindi cioè che sarebbe successo, ecco. E quindi alla fine della fiera, quando ho guardato l'ora, erano già le 6.10. Vabbè, niente, non so, per miracolo stamattina sono arrivata a lavoro, perché ero veramente, veramente a pezzi. Questa settimana lavoro anche il sabato, e quindi, cioè, praticamente non riposo mai. Adesso sto cogliendo questa cosa del fatto che comunque faccio le ore un po' ridotte nel lavoro principale mio, diciamo così, per anche ripigliarmi, perché insomma, dopo un po' diventa anche davvero stancante. Sia ieri che l'altro ieri invece non mi sono messa a vedere Amici e quindi devo recuperare anche le due puntate prima di vedere quella di oggi. Perché, non so, per chi magari non lo sapesse, insomma, io sapete che ormai è una vita che praticamente seguo Amici e ormai sono 3 anni che proprio lo seguo proprio assiduamente, cioè proprio strong come cosa, che anche se magari non lo vedo tipo il sabato o la domenica, quando lo fanno, o anche durante la settimana poi mi rivedo le puntate in streaming, e sì, vabbè, non so. E nulla, camera mia qua è diventato un magazzino questa stanza, veramente, mamma mia. E comunque oggi è l'11, mancano pochi giorni. E faccio un anno dalla mia laurea. Non ci posso credere, ragazzi. Mi fa veramente, veramente strano. Cioè, lo so che sembra una cosa, forse perché è comunque ancora, è passato un anno, no? Anche se veramente quest'anno sembra che sia stata una vita intera, ma effettivamente è, cioè un anno è ricco di eventi, no? Tante volte magari non ce ne accorgiamo. Però io ad oggi mi rendo conto che in un anno ho fatto veramente una marea di cose. Una marea di cose. Probabilmente da studente non ce ne rendiamo conto, scusatemi, mamma mia. È stato veramente un anno bello intenso, ecco. Dicembre spero vivamente di chiudere col botto. Comunque sia, io adesso prendo tutte le mie robe e appunto vado su a casa. Che mi devo anche lavare. Perché sono messa in un cuore. Buongiorno fanciulli, allora ne approfitto per fare proprio un pezzettino di video. Oggi è lunedì 15 ed è anche il compleanno del miglior amico di Marco.
E niente, insomma, io oggi lavoro, poi oggi pomeriggio mi dedico semplicemente solo ed esclusivamente ai video e vado a prendere il dolce e nulla, insomma. Allora, niente, io sono appena uscita da Tiger, madonna mia ragazzi, cioè c'era un bordello là dentro, veramente un bordello. Questo è il mio malloppo, dopo vi faccio vedere quando sono a casa, che piove e quindi c'è un bordello. Non riesco a farvi vedere le cose adesso. E nada, torno e... No, vabbè. Cioè, ho preso di quelle cose allucinanti, allucinanti. Fanciulli, rieccomi ritornata a casa. Sono su appunto dai miei. Ho mangiato e niente, io fra un po' vado, però volevo farvi vedere un pochettino i miei acquisti da Tiger. Perché se avete un Tiger vicino, magari insomma così anche un po' a perdita di tempo, volete andare a vedere alcune cosine nuove che hanno messo. Hanno iniziato a mettere praticamente tutta la collezione natalizia e volevo farvi vedere due robe che ho comprato. Intanto, questa lavagna qua magnetica che noi abbiamo anche a casa, ma questa in realtà gliela regalo appunto a Carmine, l'amico di Marco, che stasera lo festeggiamo un po'. Infatti dopo vado a scegliere le candele, devo andare a prendere 35 candeline, so che non si dice, però fa 35 anni, cioè oggi fa 35 anni. Poi scusatemi, ma questa non potevo non prenderla, cioè per favore. Guardate, niente, comunque questa qui è la carta igienica Royal Flush, c'è scritto, ed è praticamente la carta igienica d'oro. Niente, volevo comprare qualcosa di simpatico in realtà, e anche questo ho trovato che è fatta così con il Sudoku. Poi, ho preso alcune cose di Natale, allora, questa qui che sicuramente metteremo, non so se metterla direttamente proprio sul balcone, ok? Sul balcone a casa. In realtà sono molto indecisa perché se piove, se diluvia, eccetera, ho paura di perderli. Però in casa se no è un po' too much. Però questi secondo me sono... Noi abbiamo il terrazzone lunghissimo e magari li metto lì. Peso questi che in realtà sarebbero delle scatoline per fare tipo il calendario dell'avvento fai da te, no? Ma in realtà l'ho preso proprio per tenerlo per gli anni prossimi, cioè gli anni a venire, ecco. Sia questo che i numerini che di solito mi prendo sempre ogni anno e anche questo. Anche se forse questo qua con i cuoricini lo utilizzerò. Poi ho preso questo cappellino qua perché volevo farmi fare, cioè volevo farmi una foto con appunto Marco, ma in realtà forse appunto è un berrettino troppo piccolo, mamma mia, vabbè, forse ho scelto male la misura. Comunque questo mi sa che sta a me, lo volevo dare a lui, ma non penso che gli stia perché a stento sta a me praticamente, vedete? E al massimo appunto a lui gli do questo, che è un altro aiuto. Ed è questo qua, che è un po' più simpatico. Tra l'altro peccato perché si è già rotta. Si è tolta una stellina. Vabbè, comunque questo qui è un berretto, vedete, con su l'alberello di Natale. Secondo me è super carina, super super, troppo bellina. E sicuramente questo sta meglio a lui, perché ha la testa sicuramente più grande di me. E niente, insomma. Adesso vedo un attimino dove mettere questo. Questa, se non mi sbaglio, stava qua in alto. Ma magari la pinzo proprio. Ecco, l'alberellino. Nulla, io adesso devo passare in pasticceria, che appunto vado, insomma, prendo il dolce e prendo anche le candeline. Fanciulli! Allora, io sono a casa. Sono tornata per pura fortuna. Appunto perché... Sotto, proprio sotto, sotto, cioè che io da qua vedo la mia macchina. Allora, volevo farvi vedere la torta che abbiamo preso, cioè che ho preso, che abbiamo. Appunto, la torta, sono le torte quelle della Coop. Torta Chantilly, eccola qua. È buonissima, vi giuro, cioè. Questa qui, tra l'altro, è una delle più buone della Coop, insieme alla torta della nonna. Ok, la schiacciamo qua. Tac. E poi in più ho deciso di svuotare la valigia con voi. Aspettate che non si vede una mazza. Ok, non lo so, scusate, mi è dovuto modificare un po' la qualità perché purtroppo c'è una finestra che di solito tengo sempre chiusa. Comunque, ho messo le cose dentro la valigia perché ho fatto prima. Così vi faccio vedere anche quello che ho preso dal cinese, ovvero la carta regalo, sia al cinese che anche alla Coop. Partiamo
con il cinese. Allora, praticamente ho preso questi. Carmine fa 35 anni, solo che non riuscivo a trovare un 3 separato che non fosse enorme, e quindi ho preso un 33 e 5, così usiamo uno e uno. Poi ho preso questi cosini da mettere praticamente sulle... come cavolo si chiama? Sulle finestre. Decorare la casa anche questi, ma non costavano niente, in realtà ho preso queste cagate praticamente, ma vabbè. E poi ho preso le candele, ho preso, basta. Poi, spesa della Coop. Ho preso questi rasoi qua, monouso, proprio del marchio Coop. E ho preso questa, che non so se la conoscete. C'è scritto torta alle noci ed è praticamente una sorta di gorgonzola con dentro le noci, ok? E dopo la metto in frigo. Il detersivo, cioè il detersivo, il bagoccia schiuma per lavarsi. Vabbè, bollini della Coop. E poi detersivo, assolutamente. Ecco, magari evito di metterlo davanti a voi. Cosa? Questi qui, le strisce depilatorie che io utilizzo per il viso. Ovvero, di solito mi taglio le striscioline piccoline e mi faccio sia le sopracciglia qua sopra, in mezzo e sotto, leggermente poi il sistema con le pinzette, e poi i baffetti. Questi qui sono quelli che utilizzo sempre. Secondo me sono, cioè, economici e anche buoni, insomma, come strisce depilatorie. Allora, eccolo qua, questo qui è il nostro alberello, l'abbiamo fatto praticamente il 6 di novembre, in realtà c'è stato un... cioè, ci siamo veramente veramente impegnati quest'anno a fare l'albero, perché penso che sia davvero in armonia sia con le palline che con le lucine. Poi è arrivato lui, l'amico pallino, che è praticamente una sorta di calendario dell'avvento, vedete qua si possono mettere i cioccolatini. E l'ho preso a Casanova, scontato, ma tipo ho pagato 40 euro giù di lì. Poi, questo è l'amico Tano, se non mi sbaglio, Tanino o Tonino, non mi ricordo neanche più, è Marco da sti nomi. Qui abbiamo preso, vabbè, alcune cose al gigante di Cibario, la renna, lui è sempre Ughetto, il nostro Ughetto fenomenale che sta sempre qua. E lui invece è Tonino, forse, non mi ricordo. Questa palla qui, il mappamondo, l'ha presa Marco. E niente, abbiamo fatto anche le decorazioni qua sotto il LED. Abbiamo messo anche questi, come potete vedere. E nulla, insomma, quindi questo è il nostro alberello. Ora devo sistemare tutto questo caos, valigia a terra. Qua c'è un po' un disastro, ma adesso sistemo, perché ci tenevo a registrare i video prima che calasse proprio anche la luce artificiale, cioè la luce artificiale, la luce naturale fuori, nonostante io utilizzi questa ring light, però comunque sia mettere anche un po' di luce naturale, secondo me, non guasta mai. Allora, fanciulli, ho sistemato questi cosi, forse così si vedono meglio, vabbè, insomma, questo e questo qua, e poi fuori in realtà ho messo i festoni, non si vedrà niente perché... è buio. E nulla, fanciulli. Comunque sia, ho cercato di dare appunto un ordine a questo. E niente, ho messo anche i numerini che poi dopo si porterà a casa Carmine. Adesso devo impacchettare questo mio regalino. Insomma, in realtà è più la torta che questo. Cioè, è utile da tenere in casa perché ce l'abbiamo anche noi là in fondo sul frigo. Il cavolo. Buongiorno, allora, eccomi qua, sono viva. Allora, oggi è mercoledì 17, sono le 10:30 della mattina. Io ho appena finito di lavorare perché ho fatto turno dalle 5, mi sono alzata alle 4 stamattina, vabbè. E niente, poi oggi ritorno per fare il pomeriggio, dalle 16 fino alle 21:30. Ma adesso torno a casa, mi devo riassessare perché ho una faccia veramente, cioè, sconvolta. Buonasera, in mezzo a tutta la mia bellezza. Mamma mia, ragazzi, c'ho una faccia dal peggio, vi giuro che... cioè dal peggio, dal vivo vi giuro che è peggio. Io non ce la posso fare, veramente, oggi non ce la posso fare, domani anche. Meno male, Dio grazie, che sabato non vado a lavoro, perché sono state settimane belle intense, pesanti, insomma. E niente, ecco, cosa dirvi. Sono stati giorni un po'... veramente impegnativi. Alla fine non so se vi ricordate che avevo preso la cosa massaggiante, il cuscino massaggiante, e alla fine ho deciso di restituirlo perché non,
non è che mi piace più di tanto, se devo essere sincera. E quindi alla fine ho detto, vabbè, senti, pace, lasciamo perdere. E devo restituire scarpe, un paio di ciabatte che Marco aveva preso, perché gli stanno troppo grandi, ha sbagliato misura, e quindi vabbè, devi riprenderne altre, se sono le ciabatte quelle da lavoro. E basta, non dovrei... Ah no, mi devo vedere con una mia amica e poi torno a casa, ecco. Buongiorno, chi non muore si rivede. Allora, oggi è il 24. Scusatemi, questa inquadratura pessima, non so come impostare la luce. Mamma mia, io sono in condizioni pietose, sono sveglia dalle 4 perché in questo periodo qua sto lavorando in realtà un po' qua e là. E a breve inizierò un altro contratto, cioè oggi ho firmato insomma un nuovo contratto di collaborazione e niente, quindi, cioè, tanto per complicarmi la vita, a fine anno ho deciso di intraprendere ancora un ulteriore lavoro. Insomma, quindi sono stata un po' assente principalmente per quello, perché c'è stato un po' di change, di changement, oddio. E niente, insomma, e poi in realtà sono stata veramente, veramente presa e quindi onestamente di montarvi un video, caricarvelo così a caso. Non so, non mi andava onestamente, ecco. Principalmente questo è quello che è successo, ecco, non è successo nulla di così tanto. Oh, mamma mia. Ragazzi, stanno aumentando i casi di Covid, vi giuro che, cioè, faccio i tamponi principalmente perché sono ben retribuiti, ma, cioè, vi giuro, lavoriamo proprio come dei muli, ma dei muli. Niente, insomma, Marco adesso è andato a lavoro, io in realtà ho tutta la giornata, cioè la giornata, in realtà se sono sveglia dalle 4, insomma, mi sono fermata praticamente solo adesso e ho mangiato velocemente con lui, ma ci siamo fatti entrambi un panino al volo così il tempo di aggiornarci un po'. Poi lui appunto tornerà stasera alle 9, però io ho deciso appunto che sistemo un po' casa adesso e poi monto un po' di video, vi programmo un po' di video perché assolutamente, cioè, non voglio abbandonare il canale, ma non voglio nemmeno caricare contenuti un po' così ad minchia. Ho deciso anche di, come si dice, di organizzare un pochettino anche il mese di dicembre con i video, perché ovviamente io sarò oberata di lavoro, però non voglio tralasciare questa cosa assolutamente. Che altro dirvi? Volevo solamente aggiornarvi, dare una conclusione a questo weekly vlog di queste settimane che io non so minimamente che cosa verrà fuori, perché anche questo stesso video ho deciso di montarlo, ma mi ricordo benissimo che non c'era una fine del video, quindi ho detto no, vabbè, assolutamente devo fare una fine. Poi voglio, ho una marea di idee in testa, vi giuro, devo fare il video sul telefono, perché comunque dopo praticamente quasi 2 mesetti, diciamo così, che lo sto usando. Volevo darvi un feedback, dato che comunque sia io principalmente lo utilizzo anche proprio per montare i video, mi sono presa il microfono, l'attacco direttamente al telefono, cioè la qualità proprio cambia, 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 cambia tantissimo. Poi questo telefono, cioè, è una bomba veramente, io comunque veramente per lavoro lo uso sempre e ovunque e non solo per video, social, eccetera, cioè io lo uso anche proprio per lavoro. Ho deciso che a breve farò anche il video del cosa c'è nel mio telefono, perché così almeno vi, insomma, volevo farvi vedere un pochettino l'organizzazione abbastanza statica, però c'è, cioè, funzionale, ecco, è un'organizzazione funzionale la mia organizzazione del telefono, non troverete robe estetiche di sta cippa, perché no, cioè non ho il tempo di fare queste cose qui, però ci tenevo a farvelo, ci tenevo a battezzare comunque il telefono con un video appunto dedicato e boh, magari oggi, chi lo sa, trovo il tempo, niente. Inizio a fare le mie cose, vi saluto, sicuramente ci vediamo in un prossimo video vlog, perché sicuramente dopo questo ne inizierò un altro. E nulla, io vi mando tanti baci.